Oddio, oddio. Qua è meglio che me la squaglio, se no ci rimango. Ma infilo sto sinale che sono tutto nudo. Hai capito questi ospedali italiani? Entri col mal di testa e te fanno l'autopsia. E poi al cimitero ti domandano come ti chiami. Cappelletto. Ma metto pure la maschera così non mi riconoscono. Oddio, che mal di testa. Se riesco a uscire vivo da qua, scendo un cielo a Sant'Antonio. C'è nessuno? Andiamo. Dottore, meno male, lei è l'unico che non sciopera. Venga, venga presto, dottore. C'è un paziente nella seconda sala operatoria. Pensi che gli hanno lasciato l'operazione a metà. È una cosa terribile. Ma io che c'entro, scusi? Non mi dica che non ha mai fatto un'ernia strozzata. Io ho fatto solo gli orecchioni. Venga, venga con noi, venga con noi. Basterà? Un altro po', Soldici. Presto. Ma Romino! Romino! Non c'è ora! Non c'è ora quando sciopera! Che stai facendo? Non c'è ora! Questo sono suo! Don Romino! Via! Dottore! Ma vendi con noi al collettivo! Lasciatemi! Sto cazzi tua, so! Brutto vigliacco! Dottore! Lasciatemi, ho detto! Aiutami, mi domanda, non mi salvi lei! Lasciatelo! E cosa fa? È un crumiro, stava operando! Ma quale operando? Io non sono neanche medico! Ah, non è medico e stavo operando! Guardi che c'è un equivoco, la pancia era già aperta, io ci ho solo ficcato le mani dentro. Bravo, esercizio abusivo della professione medica! Ma quale professione medica? Ma se che quello è pure morto! Ah, sì, e se quello è morto, a te ti danno l'ergastolo. Andiamo! No, guarda, io sono un battutista andiamo. Comico. E tutto è cominciato per ridere, allora grazie il pugile, mi ha dato un cazzotto qua. Soldo Vito Marculo, dimmi di venire a testimoniare, se no mi danno l'ergastolo! Avanti, l'ergastolo, dategli! L'ergastolo? Ma sei sicuro che farite? Ehi! Fate presto! Vai! Via! Via! Vai, andata! Oh, ma che c'è tutta la nazionale? No, qualcuno è rimasto fuori, forza su, questa è la cella tua. Forza, entra, dai, dai, dai. Avanti, sì. Prego, prima lei. Io sapevo. 9 lettere che cominciano con la C. Caca sotto! Non farai niente nella vita tu, niente, sei un fallito. Questa non farete per niente. Non mi dai un bacio, taglio la corda. Da bravata, fai ma con questo momento fatti come? Sì! No, per piacere non tagli, per piacere non lo faccia, non lo faccia, vedo tutto quello che vuole, il mio corpo è suo, scelga, ma non lo faccia, chieda per piacere, sarò suo, no!
cazzo combina, avanti. Mamma mia. Ma che è stato? Non gli sono piaciuto. Avanti, cammina, cretino, cammina. Cammino, fai presto, imbecille, cammino, corri, corri. Senta, appena usciamo, passiamo al pronto soccorso. Sì, andiamo al pronto soccorso, andiamo al bar, andiamo al night, andiamo all'area, chi da qui, tanti dicevo per scherzo. Oh, ma che vi viene addosso? Oh, ma che fai? Oh! A tutti gli equipaggi delle volanti e delle autocivetta, fermare un giovane con barba e baffi, presunto complice dei due arabi, segnalato in zona. Oh, mica si fermano, sa. Capirei con quella faccia chi si ferma. Vuoi vedere che adesso prendono lui? Oh, l'hanno proprio preso. Poldo, finalmente! Ma poi chi siete? Non ho mai visto al canile Poldo. Dove tempo sta? Adesso per domande. Presto, sbrichiamoci. C'è polizia dappertutto. Come polizia? Muoviamoci. Sali. Ecco tua macchina. Appuntamento alle 10 davanti a Cinecittà. E tu, amico italiano, non parlare con nessuno, capito? Ammazza, stacca latte cani. Che organizzazione. Documenti, prego. Usalna, يجب ان نجعلهم يدفعوننا. طيب. كن قوية محمد. ابرد عبرنا. امشي اسرع. Stanno tutti a cercare me, che sono l'unico evaso in Italia. Presto! A costa, a costa! Presto! Hai bucato! Hai bucato! Ho bucato, porca zozza! Apposta sbandava la macchina! E ora stai tranquillo. Adesso ti accosti lì e poi ti do una mano anch'io. Ah, grazie. Però fai presto. Sì, sì. Ma chi è? Sincrotone di Frascati. Ah, deve essere la vivisezione atomica. Povera bestia. Coccia! Coccia! Aiuto! Stai a coccia lì, bastardaccio! Coccia! Quello ha detto che mi aiuta. Speriamo bene. Ecco fatto. Ma che c'è, un cane? Sì, un bastardaccio.
Certe volte i cani pare proprio che parlino, eh? Eh no? Cuccia! Beh, grazie tanto. Niente, di che? Però cerca di stare attento, eh? Senz'altro. Ma guarda così come mi sono rotto le mani. Facciamo un po' di musica, va. Posti di blocco sono stati organizzati nella zona intorno a Frascati dopo il furto di materiale radioattivo uranio 235 e plutonio 239 ad opera di due arabi appartenenti ad un comando palestinese che viaggiano a bordo di un'auto nera molto veloce. Il materiale trafugato è sufficiente per la costruzione di una piccola ma ugualmente micidiale bomba atomica. La carica è custodita in una delle valigette di piombo del sincrotone di Frascati. Un complice italiano del comando pare sia stato catturato poco fa. Altri si ricercano fra un gruppo di evasi segnalati nella zona. Sincrotone dei Frascati! Pochi minuti fa, due arabi sono riusciti a portare un posto di blocco. Ma che cacchio c'è? Radioattivo. Zitto! Zitto là! Bestia! Cuccia! Zitto! La polizia! Alcuni pareri di scienziati nucleari relativi ai pericoli derivanti dal furto della valigetta compiuto dai due palestinesi. Il professor Marinelli del CNEN ha dichiarato che a volte basta un urto violento a provocare l'innesco della reazione a catena. Il materiale nucleare trafugato va trattato con la massima delicatezza. Scossoni o capovolgimenti improvvisi possono determinare lo stesso fatale effetto di un detonatore. Anche la vicinanza di fonti di calore può essere causa scatenante della terribile esplosione che potrebbe distruggere immediatamente una città delle dimensioni di Roma, Londra o Mosca. Ci auguriamo, ovviamente, che i trafugatori non siano così pazzi da sottoporre le pericolosissime sostanze in loro possesso al rischio di incidenti, di cui peraltro sarebbero essi stessi le prime vittime. Delle persone che si trovassero in prossimità dell'esplosione non rimarrebbe infatti neanche la cenere. Non c'entro niente, lo giuro! Guardi, glielo giuro! Non lo so, non sei mica il solo che dimentica il triangolo. Sta attento la prossima volta, eh? È mezz'ora che ti stiamo correndo appresso. Mi raccomando. Così piccolo e già così obsoleto. Aiuto! Aiuto! Ma che pigliano pure i cani parlanti?
Aiuto! Boldo! Aiuto! 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 Boldo, tu! No, tu nonno! Un momento! Aspetta qui. Che me lo un momento, così? Adesso vado, che ti hai? Che me lo assi così? Che non mi rinchiuti? Un momento! Non lo vedi, vado via!